Iene Show, puntata 25 febbraio. Polemica tra Mourinho e Antonio Conte. Le Iene Show, puntata 25 febbraio. Inchiesta sulle fake news. Previsto anche un servizio di Stefano Corti e Alessandro Onnis sulla querela tra José Mourinho, allenatore dei Red Devils, e Antonio Conte, mister dei Blues. Questa sera, domenica 25 febbraio, in prima serata su Italia 1, va in onda il nuovo appuntamento con Le Iene Show. Conducono, nella serata festiva, Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani. Le Iene Show, anticipazioni di alcuni servizi della puntata dopo l'inchiesta di Gaetano Pecoraro su presunti esorcismi e maltrattamenti ai danni di una minorenne. Don Michele Barone è stato arrestato con l'accusa di sessuale aggravata e maltrattamenti. Il GIP di Santa Maria Capua Vetere ha disposto per il sacerdote un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari sono finiti, invece, i genitori della ragazzina e un dirigente di polizia che avrebbe cercato di convincere la sorella della presunta vittima a ritirare la denuncia nei confronti del religioso. La Iena torna ad occuparsi della vicenda con nuovi ed eclatanti sviluppi e testimonianze. Il 16 luglio 2013, a Ono San Pietro, Brescia, Pasquale Iacovone ha soffocato i suoi due figli nel sonno per poi dare fuoco all'abitazione in cui si trovavano. Per questo, l'uomo è stato condannato all'ergastolo in via definitiva dalla Cassazione. Nadia Toffa intervista Erika Patti, madre delle due vittime, che racconta le minacce e le violenze subite negli anni dall'ex marito nonostante le ripetute denunce. In un periodo come questo, cruciale per la politica italiana, si accentua l'attenzione sulla diffusione delle cosiddette fake news. Ma come nasce una bufala? E come si viralizza? Quanto si può arrivare a guadagnare dalla condivisione di una notizia falsa? Se ne occupa Matteo Viviani. Oggi, nel giorno dell'attesissimo big match Manchester United-Chelsea, va in onda un servizio di Stefano Corti e Alessandro Onnis sulla querela tra José Mourinho, allenatore dei Red Devils, e Antonio Conte, mister dei Blues. I due, negli ultimi mesi, sono stati spesso protagonisti di battibecche e polemiche. Inizialmente, Corti e Onnis vanno dal tecnico portoghese al quale fanno firmare un autografo con dedica a un ragazzo di nome Tonino, su una maglietta del Manchester United, a Tonino, il tuo amico, José. Solo in un secondo momento, però, Mourinho scopre che sul retro della maglia hanno fatto stampare il nome di Antonio Conte. Il tuo amico, non posso dirlo, afferma a quel punto Mourinho, che poi aggiunge nella dedica, la vita continua, sei un grande allenatore, abbraccio, José. In seguito, le Iene si palesano durante una conferenza stampa del Chelsea per portare all'allenatore di origine salentina la maglia autografata dal suo collega. Iena, che dice mister? Conte, niente. Iena, lascio a lei la maglia? Conte, no, la puoi prendere. Tienila tu, tienila.